Amici sportivi del Mala, appassionati delle Olimpiadi, circa un mesetto fa ho raccontato giorno per giorno le 32esime Olimpiadi dell'era moderna. Ebbene, oggi sono terminati i giochi paralimpici di Tokyo 2020 e ragazzi, commentando le prestazioni italiane, che dire, 69 medaglie totali conquistate, top 10 conquistata. E piazzamento del medagliere in nona posizione per l'Italia, record abbattuto rispetto a 5 anni fa, dove avevamo conquistato ben 39 medaglie in quel di Rio. Quindi nuovo record assoluto di medaglie ottenute per quanto riguarda la nostra pattuglia italiana, appunto delle Paralimpiadi in generale. Terminiamo con 14 medaglie d'oro conquistate, 29 d'argento e 26 di bronzo. Insomma, una rassegna paralimpica di Tokyo davvero molto molto bella e molto positiva al 100%. Ripeto, 69 medaglie totali, davvero è un bottino clamoroso che secondo me nessuno si aspettava, come le 40 medaglie totali alle Olimpiadi. Nessuno, non dico che se le aspettava, però un pensiero potevamo anche farcelo rispetto al discorso olimpico, mentre per le Paralimpiadi addirittura si è andati ben oltre le 39 medaglie, ma di gran lunga, ovvero conquistandone 30 in più e andando a fissare il nuovo record a 69 medaglie complessive portate a casa. La quasi più di metà delle medaglie portate a casa derivano dal nuoto, ben 39 medaglie totali portate a casa solo dal nuoto. Se non mi sbaglio, ho visto che siamo quinti come paesi ad aver conquistato il maggior numero di medaglie appunto nel nuoto, con 11 ori, 16 argenti e 12 medaglie di bronzo. Insomma, abbiamo una super nazionale paralimpica di nuoto, dove insomma abbiamo fatto tantissime prestazioni molto molto belle, non soltanto quelle per la medaglia d'oro, ma anche per le medaglie di argento e quelle per il bronzo. Davvero tanti titoli portati a casa, in qualche circostanza, se non mi sbaglio, in un paio di circostanze addirittura sotto il record del mondo. Quindi insomma, ogni volta che si abbatte un record del mondo, comunque esultiamo più del previsto, anche se comunque ha conquistato la medaglia d'oro. Insomma, certifica ancora una volta che il nostro movimento paralimpico del nuoto è di assoluto spessore e di livello internazionale, appunto andandosi a collocare nelle medagliere del nuoto in quinta posizione assoluta. E quindi che cosa dire? Parlano chiaramente i numeri che vi ho detto prima, e davvero bisogna fare un grandissimo applauso alle nostre atleti e atleti della Nazionale Paralimpica del Nuoto, ma bisogna fare anche un grandissimo applauso ai nostri atleti e atlete paralimpiche del ciclismo su strada, dell'atletica leggera, della scherma in carrozzina, del tiro con l'arco, del triathlon, dell'equitazione, della canoa, del judo e del tennis tavolo. Sono queste le specialità che l'Italia è andata in medaglia. Nel ciclismo su strada davvero mi è piaciuto l'atteggiamento di ogni singolo atleta paralimpico che è andato appunto a fare le gare del ciclismo su strada, onorando al meglio la presenza e la figura di Alex Zanardi, che purtroppo senza quel terribile incidente probabilmente quest'anno era in questa rassegna paralimpica di Tokyo a giocarsi qualche medaglia d'oro, forse per l'ultima volta in carriera. E invece purtroppo sappiamo tutti che cosa purtroppo ha subito ormai Alex Zanardi in quel terribile incidente in provincia di Siena. E però insomma, gli atleti paralimpici del ciclismo su strada comunque hanno onorato alla grandissima la figura di Alex, andando a conquistare ben 7 medaglie. E quindi insomma, come dire, hanno onorato davvero alla grande la presenza di Alex.
Allora, per quanto riguarda invece l'atletica leggera, che è, diciamo, la seconda specialità ad aver portato a casa più medaglie l'Italia, beh, ragazzi, io in questo video non vorrei proprio parlare di ogni singola medaglia, perché poi in questo video ci metterò 150 anni a discutere e a commentare ogni medaglia paralimpica. Ma quello che è successo ieri con la tripletta italiana nei 100 metri, categoria T63, ovvero quella categoria dove ogni atleta compete con una protesi ad un arto, è qualcosa di davvero clamoroso. Amra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contraffatto hanno fatto davvero un'impresona micidiale, portando a casa letteralmente tutto il podio paralimpico dei 100 metri categoria T63. Addirittura la Sabatini ha stabilito il nuovo record del mondo. Però insomma, la storia che più mi ha colpito di queste tre è stata quella della Contraffatto, che purtroppo ha subito l'amputazione di una delle due gambe a causa di una missione non andata a buon fine in Afghanistan, che sapete tutti che dal 15 di agosto fino a questo periodo, fino ad oggi e anche per i prossimi anni, purtroppo l'Afghanistan non vive e non vivrà un buon momento. E quindi insomma mi ha anche molto colpito le dichiarazioni post gara, dove ha dedicato la Contraffatto la sua medaglia di bronzo anche all'Afghanistan, che gli ha tolto tanto ma gli ha anche donato tanto. E insomma mi piace davvero raccontare questa storia, perché davvero, ripeto, è quella che mi ha più colpito rispetto appunto a quella della Sabatini e alla Cairoli. Non che le altre due storie siano meno importanti, per carità, però insomma, date le circostanze e il periodo eccezionale in cui stiamo vivendo in questo momento e anche le situazioni nel mondo, cioè mi piaceva condividere insieme a voi questa breve storia da Contraffatto, che insomma, ripeto, non dedica soltanto a se stessa o ai familiari o agli allenatori, allo staff che l'hanno, diciamo, allenata e gli hanno fatto permettere di partecipare a questa edizione paralimpica di Tokyo, ma appunto dedicare la medaglia a un paese che è da un giorno all'altro, davvero da una settimana all'altra, davvero ha peggiorato la propria vita quotidiana da così a così. Quindi insomma, davvero mi è piaciuta davvero questa storia e ho voluto davvero condividerla. Chiudo questo video parlando anche in questo caso velocissimamente della scherma in carrozzina, dove sì, abbiamo conquistato solo due medaglie, ma una d'argento nella prova a squadre del Fioretto e una d'oro sempre nel Fioretto, e dobbiamo ringraziare Bebe Vio. Sappiamo tutti la forza della natura di questa ragazza, che davvero, un po' come Alex, un pochino è il capo o la capa, come preferite voi, della spedizione azzurra. Infatti, diciamo che nella cerimonia d'apertura ha fatto pure la portabandiera per la nostra nazionale insieme a Federico Morlacchi. E insomma, ragazzi, tantissima roba. E davvero, io da questa ragazza non ho più parole, perché addirittura andare a confermare il titolo olimpico dopo 5 anni è davvero la missione più difficile per una campionessa paralimpica. Poi ho anche sentito che addirittura ha rischiato di farsi operare addirittura l'altro braccio, che già un braccio purtroppo gli è stato amputato. Addirittura ha rischiato di subire un'altra operazione, che praticamente era quasi un capitolo chiuso per la sua carriera sportiva paralimpica. Per fortuna invece è riuscita comunque a competere in queste Paralimpiadi e a portare a casa la seconda medaglia d'oro consecutiva nel Fioretto, e a trascinare la sua squadra italiana a squadra del Fioretto femminile per la medaglia d'argento. E quindi insomma, tanta roba per questa ragazza, che ogni volta in qualche competizione internazionale, nazionale, europea ci stupisce sempre, sempre, sempre. Diciamo che il tema di queste Paralimpiadi era volare, abbattere le barriere sia fisiche ma anche
tra virgolette, mentali, che magari noi normodotati ci facciamo delle pippe mentali, perdonatemi sto termine, nei confronti delle persone con disabilità, ma insomma dobbiamo dimostrare e essere capaci di trattare e di interagire anche con le persone disabili allo stesso modo come interagiamo con le altre persone. E quindi insomma questa Paralimpiadi me la porterò nell'archivio del mio cervello, tra virgolette, come appunto il fatto che insomma dobbiamo davvero rispettare di più le persone con disabilità e anche insomma non farci delle pippe mentali e insomma anche essere in grado di davvero interagire con loro, perché insomma hanno qualcosa in più da raccontare e qualche esperienza in più che magari noi non siamo a conoscenza e che forse insomma dobbiamo forse conoscere la forza di volontà di questi eroi che davvero non si fanno mai abbattere da problemi che magari per noi sono scontati, ma magari per loro non lo sono per niente scontati. Quindi bene, chiudo qui questo video racconto, video riassunto di queste Paralimpiadi di Tokyo 2020. Iscriviti al canale YouTube del Mala se non l'hai ancora fatto, lascia un like e condividi il video con tutti i vostri amici appassionati di sport paralimpici e di sport in generale. Iscrivetevi anche alle mie pagine social, qua sotto in descrizione trovate i link di riferimento della mia pagina social di Twitter, Instagram e Facebook. E per il resto ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale YouTube del Mala.